Ora vi parliamo di un'iniziativa sempre del Ministero per la Gioventù, iniziativa che ha avuto un grande successo e che ha portato i giovani a vivere per una settimana a stretto contatto con i vigili del fuoco, la Guardia Costiera e la Marina Militare. Un modo per fare esperienza, ma anche per orientarsi per un'eventuale futura professione. Ce ne parla Milena Pagliaro. Da giugno a settembre, per una settimana, per più di 1000 ragazzi dai 16 ai 22 anni è stata un'opportunità, un'occasione per fare vacanze diverse e mettersi alla prova. 7 giorni da protagonisti per apprendere nozioni, fare amicizia, per scoprire attitudini, per stimolare la voglia di impegno civile. Con i vigili del fuoco, con la Marina Militare, con le capitanerie di porto. Salvaguardia della vita umana, protezione dell'ambiente marino, controllo del rispetto delle regole per una navigazione sicura, i compiti istituzionali degli uomini delle capitanerie di porto. Trapani, qui la Guardia Costiera ha la responsabilità di 250 km di costa e del mare delle isole Egadi e di Pantelleria. Per una settimana a questi compiti si è aggiunto quello di istruire e coinvolgere anche i ragazzi del Campo Giovani 2009. Ma dalle loro domande sembrano tutti affascinati. Sicuramente qualcuno potrebbe anche tentare di entrare nelle cabine di porto. Ovviamente noi adesso stiamo solamente informando di tutta quell'attività, vedono con noi i controlli in mare. 16 anni e tanta curiosità. In sala operativa, in pattugliamento sulle motovedette, a bordo di navi commerciali per le ispezioni. Hanno fatto pratica, studiato la teoria, imparato a fare nodi e a leggere una carta nautica. Al termine del corso un attestato, il saluto del comandante, un piccolo bilancio. Abbiamo fatto nodi, anche quello è stato interessante. A vedere un pochettino come si gestisce la sala di controllo, radar, apparecchiature radio e... cose del genere, e soprattutto anche il giro in motovedetta. Ti verrà in mente di fare la Guardia Costiera? No. No. Perché? No, perché hanno un po' ritmi e regole serrate, insomma, quindi no. Io spero di entrare nella Guardia Costiera. Ogni giorno, ogni notte, i vigili del fuoco sono pronti ad intervenire a soccorso di persone, a salvaguardia di beni, a tutela dell'ambiente. Niente di tutto questo si improvvisa. Lo hanno capito bene i ragazzi che hanno scelto il Corpo dei Vigili del Fuoco per il loro campo scuola. Anche in questo caso una settimana di teoria e pratica per ottenere l'attestato di addetto alla lotta antincendi, alla prevenzione incendi e gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro. Questo è un ottimo trampolino per far conoscere il mestiere del Vigile del Fuoco nei suoi aspetti più, diciamo così, più difficili da curare e da insegnare. Cartografia, orientamento, uso degli estintori, tecniche di pronto soccorso, in sicurezza si sono calati nei pozzi e recuperato feriti. Io ho fatto il concorso per i Vigili del Fuoco, è un sogno che ho da quando sono piccolo, spero di riuscire a entrare. È un'esperienza nuova, interessante, fuori dal comune, diciamo. Stiamo facendo cose che comunque normalmente nella quotidianità non si fanno, poi si apprendono tante cose interessanti che comunque possono servire al di là poi del nostro futuro, perché non è detto che poi tutti andremo a fare i vigili del fuoco, anzi probabilmente no, però sono cose utili. Il bilancio è positivo, i ragazzi hanno aderito in tanti e il Ministero della Gioventù conta di ripetere l'esperienza la prossima estate. Ragazzi, si viene selezionati in base al rendimento scolastico e al voto di condotta. Se nel 2010 vorrete provarci anche voi,